Buonasera amici di M News, ed eccoci arrivati alla 16ª puntata di Terzo Tempo, puntata che arriva dopo il pareggio della Borussia Policoro sul difficile campo dell'Augusta, e ne parliamo questa sera con un altro nuovo acquisto della Borussia Policoro. Stiamo conoscendo pian piano tutti quanti, ed è Cristiano Scandolara. Grazie Cristiano per essere venuto. Come dicevamo, appunto in questa 14ª giornata c'è stato questo 2-2 su un campo difficile, che è quello di Augusta. Augusta che ha 3 punti in più in classifica rispetto a noi. È stato un pareggio acciuffato nel secondo tempo, perché dopo praticamente 6 minuti e mezzo eravamo sotto 2-0 grazie ai gol di Rikiki dopo 4 minuti e 35 secondi, poi il raddoppio di Fortuna al sesto minuto e 32 secondi, nella ripresa i gol di Fernando Calderoli e Marcio Zancanaro che hanno pareggiato la partita. Ecco, un punto guadagnato quello di Augusta o 2 punti persi? Intanto buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Ma diciamo un punto guadagnato perché comunque va in trasferta a giocare su un campo molto caldo, su tante difficoltà che abbiamo trovato. La squadra loro, diciamo, ha cercato di gestire il risultato, visto che sono andati subito in vantaggio. È stata la prima volta da quando sono arrivato io, almeno diciamo da dicembre, che sono arrivati tanti giocatori nuovi, che siamo partiti sui Sì, svantaggi, sì, sì, diciamo, che sì, sì. loro hanno segnato prima di noi, hanno cercato di fare un gioco basato sul possesso palla. Sapevamo che avrebbero cercato di farlo col portiere di movimento e noi abbiamo cercato di aggredire già Infatti dall'inizio. già il primo gol, se non sbaglio, è arrivato con loro giocavano col portiere di Sì, il primo movimento. gol su un sbaglio di marcatura nostra, che tra l'altro avevamo allenato intensamente in settimana, quindi sicuramente un calo di concentrazione, penso, dei minuti iniziali della partita, cosa che non può succedere. Ma poi siamo stati abbastanza bravi da recuperare, cioè andare sotto di 2 gol nel campo loro. Non è facile, né qualsiasi squadra che ce la fa fare questa rimonta che abbiamo fatto noi. Siamo stati bravi a farlo. Secondo me, nel mio modo di vedere, abbiamo avuto praticamente la partita. Non dico in mano, ma abbiamo gestito noi la partita con un possesso di palla molto più grande di loro, ma loro diciamo, come avevano programmato la partita, l'hanno fatta bene. Hanno fatto una fase di marcatura intensa, si sono messi a difendere bene la loro porta e questa cosa di andare sopra di 2 gol ha permesso di fare una partita che noi non avevamo immaginato, nel senso avevamo immaginato durante la settimana una partita diversa, una partita come era successo a casa, dove abbiamo sempre gestito il risultato noi. Comunque è una prova che ci fa vedere che sappiamo anche Ecco, una soffrire. cosa diversa, È una cioè quella cosa di diversa. Bravo. dover acciuffare una partita, quella di dover rincorrere, non vi era mai capitato, Bravo, e quindi quindi questo va bene anche a livello caratteriale per il gruppo, bravissimo, capire che si può fare anche bravissimo, questo. bravissimo, proprio quello intendevo, anche perché c'è una cosa che se succede adesso ci fa anche vedere che possiamo farcela magari in un playoff, una partita che conta veramente, che vai di sotto, che ci sono altre pressioni anche psicologiche, tutto questo qua a livello di risultato fa vedere anche che la forza non ce l'abbiamo solo sulle gambe, ma anche sulla testa, anche di testa. Beh, questo era anche un po' prevedibile, visto te, Sampaio, tutti Bragaglia stesso, Zancanaro, cioè tutti ragazzi che avete giocato a certi livelli. Tu hai vinto 2 campionati di A2, hai vinto una Coppa Italia con la Marca, hai vinto anche qualche campionato di Serie B, mi sa uno con l'Arzignano, quindi noi ti abbiamo conosciuto qui nella Final Vero. 8 con l'Arzignano, Sì. Contro giocavi, dove hai perso in finale, se non sbaglio, la squadra di Calderoli, con contro la squadra di Montesimano. Fernando Calderoli, Sì. quindi ti conoscevamo già, e questo, insomma, diciamo, prevedibile il fatto di avere una squadra che può anche sopperire a uno svantaggio su un campo difficile come quello di Augusta. Io in realtà io non c'ero ad Augusta, però ho sentito il mister dopo la partita. Forse il mister parlava, non dico di 2 punti persi, però diceva, da quello visto in campo si poteva anche vincere. Si poteva anche vincere, sì, per la squadra che abbiamo noi, per il gruppo, come hai detto prima, la qualità individuale che abbiamo e anche l'organizzazione che abbiamo come squadra è molto importante, non possiamo nascondere queste cose a un pareggio. Però è anche vero che la squadra loro è valida, la squadra loro, come hai detto all'inizio, sta 3 punti davanti a noi, giocavano a casa loro e difendevano una zona playoff. Quindi per me, per quello dico che per me è un punto guadagnato. Siamo andati a prendere un punto fuori casa contro una squadra che è in zona playoff davanti a noi.
quindi anche se abbiamo delle pretese importanti rispettiamo anche le rose avversarie. Ecco, tu prima hai parlato anche di ambiente, di clima, non ne vogliamo parlare, già ce ne abbiamo detto, non vuoi parlare di questo, però dovere di cronaca, alcune cose le devo dire, perché voi c'è stato un fatto increscioso, al di là di ricevere minacce dal primo minuto, minacce da quasi vicino alla panchina, poi non ho parlato solo con te, ieri ho incontrato Giovanni Cospito, ho parlato con Emanuele Scarcia, ho parlato con il mister, insomma so un po' quello che è successo, minacce dal primo minuto e Bragaglia anche ha giocato in condizioni abbastanza di difficoltà, essendo poi lui sotto le curve, scortati anche dalle forze dell'ordine per uscire da Augusta. Queste sinceramente sono delle cose che in Serie A2 fanno malissimo al calcio a 5. E credo che c'è poco da commentare. Tu hai detto che non volevi commentare, quindi non ti faccio commentare, perché no, io dico solo che a parte qualsiasi cosa, il discorso che facevamo prima, un giocatore o una squadra quando vuole arrivare o quando ha degli obiettivi importanti deve essere caratterialmente molto forti, deve imparare a subire certe cose e le deve superare. Quindi per quello ho detto non voglio assolutamente commentare niente del fattore stracampo, cioè io parlo della nostra squadra dentro il campo, come ci comportiamo e come ci dobbiamo comportare per arrivare a certi obiettivi, quindi tutto il resto che succede di fuori lasciamo stare e passiamo sopra. Questo sì, però io credo, io spero soprattutto che la federazione poi prenda dei provvedimenti, perché noi qui col Bisceglie per un'invasione di tre persone neanche tanto facinorosa, voglio dire, abbiamo, cioè, la società ha avuto 200 euro di multa, quindi adesso non so se succederà qualcosa ad Augusta, però insomma queste cose devono un po' finire, devono andare, cioè si deve parlare di sport, di calcio a 5. Ecco, andiamo a vedere quali sono stati anche gli altri punteggi di questa 14ª giornata. Oltre al 2-2 tra Augusta e Avis Borussia, c'è stata la vittoria esterna del Futsal Bisceglie in rimonta a Catanzaro per 8-4, poi 8-3 della Golden Eagle Partenope sulla Broxim Cisternino, la vittoria per 2-1 nel derby della capitale tra l'Olympus Olgiata e la Futsal Isola, vittoria 2-1 della squadra capolista Futsal Isola, poi 10-4 del San Michele sul campo della Salinis e il 5-0 della Domartà Clermont Matera sul Catania. Per questa classifica che vede ormai la Futsal Isola sempre più sola in fuga, con 39 punti, a 33 la Futsal Bisceglie, 26 punti per Olympus Olgiata e Augusta, 23 per l'Avis Borussia Policoro, 21 per il Matera, 20 punti la Golden Eagle Partenope, 19 punti per la Broxim Cisternino, 14 per il San Michele, 10 per il Catanzaro, Salinis a 6, chiude il Catania con 3 punti. Ecco, una domanda tecnica, tu sei universale, nasci come laterale, giusto. Però sto vedendo, fai spesso il centrale qui, stai facendo il centrale, col San Michele adesso, col Cisternino non ricordo se hai fatto il centrale quando sei entrato, però poi sia con il Bisceglie in casa, ma anche a Catanzaro e credo anche ad Augusto, tu hai fatto il centrale difensivo. È un ruolo questo che insomma a te piace o preferisci fare il laterale? No, cioè, come hai detto prima, nasco, diciamo che la cosa che mi viene più spontanea è il laterale, anche il laterale offensivo, che è quello che ho fatto praticamente per tutta la mia carriera. Però poi nel ruolo di universale dobbiamo sapere adattarci, nel senso, qua se vedo che la formazione in campo, abbiamo davanti Sampa, abbiamo Fantacelli, abbiamo Calderoli che si stanno già spostando, diciamo, più sulla zona, che fanno comunque la squadra salire, quindi non serve che un altro vada, diciamo, a prendere campo anche in avanti, a guadagnare questa verticalizzazione, diciamo, e mi permette di stare più dietro e gestire pala. Mi trovo a mio agio, anche lì mi trovo molto a mio agio. La parte di fare il centrale che non mi piace è, diciamo, marcare proprio il pivot, quello di riferimento, quello che usa molto la parte fisica, che sta sempre lì per dare un punto di riferimento alla squadra avversaria. Quello, a marcare quello, non mi trovo tanto a mio agio. Per quello in Serie A ho fatto pochissime volte il centrale, perché ci sono comunque dei pivot importanti e marcarli non è una cosa che mi viene spontanea. Poi per la parte della gestione pala
mi trovo molto bene, mi piace, perché comunque tu vedi il gioco, trovi i passaggi, poi si giochi con giocatori che si muovono tanto come quelli che abbiamo noi, che sono, che hanno una parte tecnica importanti, tu comunque li trovi, poi loro sanno cosa fare nel settore d'attacco. Cerco di andare avanti, ad Augusto è successo, ad Augusto ho giocato praticamente sempre in avanti perché lì serviva molto l'uno contro uno, lì loro erano molto chiusi, quindi dovevamo trovare praticamente delle soluzioni individuali più che di squadra, perché loro marcavano a 10 metri e lì gli spazi per la parte tattica, per gli inserimenti tra le linee non li trovi, quindi dipendi molto, molto da una soluzione individuale, e quindi mi sono spostato in avanti anch'io contro il Cisternina, col Biscelli a casa. Non è servito, perché comunque il vantaggio c'è stato subito da parte nostra e serviva molto più la gestione della palla, diciamo, che, sì, che un andare costante in attacco. Il Biscelli a un certo punto ha cercato poi con il quinto uomo di recuperare la partita, anche loro, e noi abbiamo fatto bene, nel senso, quando cerchi col quinto uomo rischi tanto e noi siamo stati bravi a punirli, diciamo, quello che non è successo ad Augusto. Ad Augusto a parte abbiamo fatto anche bene, tranne il primo gol che abbiamo preso, poi abbiamo sempre aggredito il portiere loro per non permettere questo possesso, per non far passare il tempo, e abbiamo fatto abbastanza bene anche lì. Bene, ecco, tu oltre, io ho parlato anche con gli altri, tu sei arrivato qui durante la settimana, facesti soltanto un allenamento il giovedì, poi sì, il venerdì la rifinitura, hai giocato col Cisternino, però col Cisternino è avvenuta una cosa all'interno dello spogliatoio, mi diceva, ecco, me lo diceva sia il capitano Alfredo Grandinetti il sabato, ma il sabato sera dopo la partita, ma anche Emanuele Scarcia il lunedì, mi parlavano di te come un giocatore che sembrava che stessi qui da quattro anni, ho detto. Addirittura io mi ricordo le parole di Emanuele che mi diceva, davvero, mi sono quasi emozionato, perché hai detto delle parole importanti, hai fatto un discorso da gruppo, quindi sei anche una persona che si fa sentire molto all'interno dello spogliatoio. Un altro, cioè, giovedì, l'ultimo allenamento prima di Augusta, a un certo punto si cominciava a scherzare un po' di più, tu ti sei messo a urlare, basta scherzare, adesso ci si allena seriamente. Questo è importante per un giocatore, soprattutto appena arrivato, farsi sentire e farsi vedere così, no? Per dare una carica un po' a tutto il gruppo. Quello mi fa molto. Anche perché, scusami, ma sei arrivato in un periodo e la squadra veniva da alcune sconfitte, una stagione altalenante, un girone d'andata altalenante, con una squadra che era comunque buona. Sì, no, mi fa molto piacere questa cosa, perché mi sono trovato subito al mio agio con i ragazzi, mi hanno accolto e ci hanno accolto, perché so che parlo anche per i nuovi arrivati, insieme a me, benissimo, sono stati disponibili, hanno avuto pazienza, perché ci vuole, siamo quattro giocatori nuovi arrivati praticamente in due settimane, che ti cambia quasi tutta la squadra, sì. E loro sono stati molto pazienti, hanno aspettato il nostro inserimento, non hanno mai, diciamo, avuto delle incertezze, sono stati sempre accanto. Il discorso che ho fatto in spogliatoio quel giorno era giustamente questo, li ho ringraziati per questa cosa qua, e ho detto che appena arrivato avevo visto tanta qualità, però che solo la qualità non fa vincere, noi sappiamo, a un certo livello la qualità non basta, dobbiamo essere più grintosi, avere più voglia degli altri, quello sì ti fa vincere insieme alla qualità. Questo è il discorso che ho fatto, e questo è quello che cerco di portare anche da lunedì a venerdì negli allenamenti, perché il ridere, gli scherzare ci sta, perché poi ti fa lavorare anche meglio fino a un certo punto, perché poi l'allenamento il sabato, la partita è il riflesso dell'allenamento, sì. Quello che fai durante la settimana si riflette il sabato. E noi, almeno da quando sono arrivato io, ma credo anche prima, lavoriamo veramente bene. Io vedo qua delle persone anche che lavorano e che poi vengono qua e danno l'anima e che escono da qua morti, perché si sono veramente dati da fare. Questo ci fa piacere, perché questo, tu arrivi il sabato e sai che giochi per una maglia, ma giochi per i tuoi compagni. Giochi per i tuoi compagni perché siamo tutti uniti da lunedì a venerdì, non solo il sabato, un gruppo che si cambia, che mette la stessa maglia e va a giocare una partita. Questo fa la differenza sicuramente. Ecco, qui voi sabato giocherete qui al Palaercole contro la Golden Eagle Partenope, perché ha 20 punti, è una squadra che si è rinforzata, perché oltre a
Adarillo e Schurz, che già aveva, sono arrivati il portiere Lyon, che è un portiere di categoria, un portiere di livello, c'è anche Rodrigo Bertoni con la sua esperienza. Rodrigo Bertoni che troveremo qui come ex, in quanto è stato con noi l'anno scorso fino a dicembre. È una gara difficile quella di sabato, che magari può sembrare più agevole delle altre, ma in realtà non lo sarà affatto. Molto difficile sicuramente, e ci siamo detti anche sabato, da adesso in poi fino alla fine saranno tutte delle guerre, perché la zona playoff è, siamo tutti lì, siamo tutti praticamente attaccati e nessuno vuole cedere, giustamente. La squadra loro la conosco, nel senso Lyon ha giocato con me al Chaos, siamo molti amici, tra i compagni di professione, diciamo. Con Schulz ci ho giocato contro da quando sono in Italia, sempre, sono 13 anni ormai che giochiamo contro. E Bertoni, anche lui un caro amico, perché quando sono arrivato in Italia, il mio primo anno con la Biennale, lui c'era, quindi è stato uno dei primi che mi ha aiutato, che mi ha fatto sentire a mio agio in Italia, diciamo, facendomi atleta vedere molto come serio, Rodrigo, sì, io l'ho conosciuto. Molto, molto, molto serio, una persona splendida, e mi ha aiutato molto, anche perché ero piccolo, avevo 18-19 anni, e lui era un esempio in campo e fuori campo per me, è una persona che stimo. E è una persona che conosciamo tutto, poi la sua grinta, quindi la squadra loro non verrà qua per scherzare, o non verrà qua per fare una partita tra amici, lo sappiamo. Sarà una bella partita, sì. Spero che la gente poi ci sia, che il palazzetto si faccia sentire, perché quando andiamo a giocare fuori casa noi subiamo queste cose, quindi è bello che anche chi viene qua trovi questo sesto uomo dentro. Sì, un clima caldo che serve tantissimo, quindi alle 17 venite tutti sabato. Vi speriamo. Contro la Golden Eagle Partenope. Vi aspettiamo. Ecco, oltre a Avis Borussia Porricoro, Golden Eagle Partenope, qui alle 17 sabato ci saranno Catania San Michele, Catanzaro Olympus Solgiata, Futsal Bisceglie Augusta, Bloxham Cisternino Salinis e Futsal Isola Domar Tacler Matera. Ecco, un'ultima domanda, tu eri all'Acqua e Sapone in Serie A, hai avuto, una volta rotto con l'Acqua e Sapone, hai avuto la possibilità, c'è stata più di una squadra oltre alla Vis Borussia che ti ha seguito nel mercato di dicembre, che ti voleva. Tra l'altro noi, proprio il primo giorno che ti ho visto, parlavamo proprio di questo, insomma eri anche un po' stressato, che devi stare 48 ore al telefono. Ecco, la scelta di Porricoro, come hai, tu hai rinunciato anche ad altre squadre di Serie A, se non ricordo male, quindi com'è venuta questa scelta? Sì, no, sono stato abbastanza contento, perché poi quando sei ricercato di tante squadre è una forma di pagamento per il tuo lavoro, quindi vuol dire che stavo lavorando bene dove stavo. Ho rinunciato, ho avuto delle proposte di Serie A, come ho avuto delle proposte di altre squadre di Serie A 2, ma penso che per prendere una decisione poi non conta solo la serie dove vai a giocare, ma tanti tanti fattori. Per questo dicevo che in quelle 48 ore, anche quella settimana è stata molto dura, molto pesante per me. Quando sono arrivato il giovedì qua a fare il primo allenamento, avevo ancora tutto questo stress addosso, e per fortuna sono riuscito a liberarmelo prima della partita. Però io ho scelto Porricoro per il progetto che mi è stato presentato. Parlando col presidente, parlando con Giordano, mi sono state dette delle cose importanti per un giocatore e importanti per chi ambisce, per chi vuole qualcosa della sua carriera. Sicuramente non sono venuto qua per finire una stagione che avevo iniziato da un'altra parte. Sono venuto qua per raggiungere degli obiettivi che mi sono stati presentati e mi hanno sembrato abbastanza fattibili, nel senso del come si comporta la società, nel modo come si sono presentati a me e nel modo come si sono presentate le cose da quando sono arrivato, ho capito che non erano delle chiacchiere, e questo sicuramente ci fa lavorare meglio. Noi abbiamo questa responsabilità, principalmente i nuovi arrivati, di portare questa società dove vuole arrivare. Se succede, saremo sicuramente lieti e contenti, gioiosi, non solo per noi, per loro, perché sono persone che veramente se lo meritano, e quindi è una cosa che dentro campo hai piacere, ma veramente hai piacere fuori campo di festeggiare con delle persone che si meritano veramente. Speriamo bene. Speriamo di festeggiare un po' con tutto, perché abbiamo anche una squadra femminile, tu lo sai. È vero, sì, lo seguiamo, veniamo a vedere le partite, loro stanno veramente bene. Hanno vinto anche domenica, te lo dico, 7-1 sul campo della Real Satriano, e quindi sono sempre più prime in classifica. Adesso è diventata una lotta a tre, ma andiamo a vedere tutti i risultati. Appunto 7-1 delle ragazze del Borussia Porricoro sul campo della Real Satriano.
doppiette per Sharon Di Sanza e Roberta Bergamotto, poi un gol a testa per il capitano Giussi Scarcia, Graziana Cospito e Federica Gentile. Gli altri risultati: 13-4 dell'Episcopia sulla Futsal Salandra, 10-1 del Lagonegro sull'Ita Salandra, 2-2 tra Pisticci e Lions Potenza, 5-5 nel derby di Matera tra Matera Capitale e Matera SRL, poi 9-1 dell'Essi di Sport Venosa sulla Real Pomarico. La classifica vede appunto il Borussia in testa con 33 punti, a 3 punti l'Essi di Sport Venosa, poi Episcopia 29, Pisticci e Lions Potenza 24, Matera Capitale 23, Lagonegro 22, 12 punti per Salandra, Futsal e Real Satriano, poi Matera SRL 11, Pomarico 4 e Ita Salandra chiude con un punto. La prossima giornata vede le ragazze del Borussia Policoro impegnate in casa domenica alle ore 17 al Palaolimpia contro il Matera SRL. Le altre partite: Ita Salandra e Pisticci, Lions Potenza e Sedi Sport Venosa, Real Satriano, Futsal Lagonegro, Futsal Salandra, Matera Capitale e Real Pomarico Episcopia. Ecco, tu hai detto che hai visto qualche partita delle ragazze, ragazze che vanno sempre più a gonfie vele. La prossima giornata può essere, diciamo, anche positiva, potrebbe diventare positiva perché è un impegno casalingo, mentre l'SD Sport Venosa, che è la diretta inseguitrice, cioè va sul campo del Lions Potenza, un campo abbastanza difficile, quindi si potrebbe allungare ulteriormente per conquistare questa Serie A. Tra l'altro anche il tuo amico Juliano Sciarnoschi, il tuo compagno di squadra che li allena, quindi sarebbe una grande vittoria, un grande traguardo. Andiamo a vedere anche i risultati della Serie C maschile, campionato regionale, 12ª giornata. Comprensore Medio Basento ha battuto gli amici del Borgo 9-4, 9-6 l'RS di Sport Venosa su Lions Potenza, poi Marconia Bernalda 9-5, Gagliardi Potenza Valle del Noce 6-1, a Matera vittoria del Vigianello sulla futura Matera per 3-2, poi 2-2 tra Orsa Aliano e Deportivo Salandra. La classifica vede il Comprensore Medio Basento in testa con 33 punti, a 6 di lunghezza Bernalda e futura Matera 27, poi Vigianello 25, Deportivo Salandra e Aliano 18, Marconia 16, Valle del Noce 15, Gagliardi Potenza 12, Venosa 8, amici del Borgo Matera 7, Lions Potenza 4. Il prossimo turno, la 13ª giornata, Lions Potenza futura Matera, Bernalda Gagliardi Potenza, Vigianello Comprensore Medio Basento, Valle del Noce Orsaliana, Deportivo Salandra, SD Sport Venosa e amici del Borgo Matera contro Marconia. Ecco, questo è tutto. Ringraziamo ancora Cristiano Scandolana per essere stato questa sera qui con noi. Vi ricordiamo sabato alle ore 17 Avis Borussia Policoro contro Golden Eagle Partenope qui al Palercole, quindi accorrete numerosi. Noi ci risentiamo martedì prossimo con una nuova puntata di Terzo Tempo. Buonasera a tutti.